Allora Linda, sei reduce da Trieste, sempre in giro, ti becco vicino a casa. Che cosa sta succedendo? Cosa è successo anzi a Trieste? Che non si è capito molto. Allora, è successo tutto il contrario di tutto. Diciamo che possiamo parlare di un coordinamento scoordinato che ha portato al non voler guardare il male negli occhi. Per quanto mi riguarda, io in effetti lunedì mattina ero lì, ma ammetto che le avvisaglie di quello che sarebbe successo ci sono state. Talvolta però, quando si ipotizza che uno sgombero avvenga con quelle modalità e con quella violenza, con quella disumanità, io comprendo che non tutti noi siamo pronti a guardare il male dritto negli occhi e attraversarlo. E ritengo che questa sia l'unica soluzione per questo momento storico. Se noi ci ancoriamo a sostenere che il male estremo e più infimo, più basso non sia possibile, allora stiamo negando la realtà e stiamo perseverando nella dualità del bene e del male. Perché continuiamo a dire ma c'è la Costituzione, ma ci sono le norme sovranazionali, ma c'è la convenzione di qua, non è possibile che facciano questo, non è possibile che si contrappongano con tanta veemenza contro persone inermi, persone con le mani alzate, donne, anziani. Uno dice non è possibile, ma quante volte abbiamo sentito dire a delle persone assolutamente in buona fede e orientate nel tempo e nello spazio, non è possibile che facciano, non è possibile che avvenga. Allora smettiamola di ammantare di una falsa bontà, seppur non voluta, la realtà, perché la realtà va affrontata così com'è, nel qui ed ora, con il suo male, e solo incitando il male con il bene potremo riuscire a ottenere dei risultati. Quindi Trieste è il frutto di questa scelta di cuore che alcuni fanno di non voler toccare tutto questo dolore. Detto ciò, però, io ritengo che la partita sia assolutamente ancora aperta, perché ricordiamoci che tutto, che ogni postazione, ogni situazione è ancora pervasa da umanità e da esseri umani, e quelli sono la vera forza. Perciò sì, si può tra virgolette affrontare una partita in un altro modo, non in una posizione di forza in cui ci si trovava, ma nessuno vieta di utilizzare il modello Aikido. E quindi modello? Aikido. E che modello è? Ossia trarre la propria forza, anche se si è deboli, dalla forza dell'avversario. Dipende, come sempre, come si utilizza il fulcro, la leva. Certo. Ecco, ma in pratica tu hai fatto un discorso bello che in sintesi è questo. Non aspettiamoci che rispettano la Costituzione, che rispettano la gente, perché non lo fanno. Partiamo da questo presupposto, di non dire non è possibile questo, perché è possibile, ok? Bene, e adesso cioè cosa succede? Anche perché io trovo che ci siano molte persone che tentano di salire su un carro e di diventare protagoniste. Accade anche a Trieste? Nella mia percezione assolutamente sì. Io credo che la forza di un porto, la forza di una città appartenga all'unione e ai suoi lavoratori, ai suoi cittadini, che si devono muovere uniti e devono essere aiutati a superare eventuali momenti di difficoltà, eventuali asperità, rimanendo nell'unione, anche per la conoscenza e l'esperienza della propria città e del proprio territorio. Quindi ritengo sempre che l'intervento esterno sia un mero intervento di consiglio, di altro punto di vista, ma mai si debba
frapporre e spaccare quella che è invece un'interna coesione. Quindi a volte, come nella favola di Pinocchio, accade che davanti a delle mirabilanti promesse o davanti a uno zuccherino, a un dolce, al marzapane, accade che il gatto e la volpe in effetti traggono in inganno Pinocchio e la allontanano da quella che è la retta via, e a quel punto servirà tanta luce, servirà l'intervento della fata turchina per ripristinare la chiarezza nelle menti. Ma il Pinocchio in questione ha un nome? C'è sempre una favola con un suo protagonista. Sì, fra l'altro voi avete consigliato di essere pacifici, di tutto pacifico. Assolutamente, noi abbiamo sempre promosso quella che era una linea di sostegno e di protesta gandhiana. Abbiamo perorato il fatto di creare un collegio difensivo a sostegno della posizione sia di Stefano come protagonista che dei portuali, per chi appunto avesse voluto perorare questa linea di coesione, e anche in effetti di riunire quelli che erano i comitati No Green Pass della zona e zone limitrofe, in modo da cercare di ricreare quello che era un grande sostegno, una grande unità, e dare a Trieste una posizione di forza. Anche la nostra posizione in merito all'eventuale modifica della manifestazione che aveva convogliato tanta gente su Trieste era di passare da un corteo ad una manifestazione statica, un sit-in di om o di meditazione o di preghiera nella piazza principale, eventualmente estesa, se ci fosse stata troppa affluenza, alla zona lato porto, avendo ipotizzato anche comunque un servizio di sicurezza e quant'altro avrebbe potuto in effetti tutelare qualsiasi possibile sabotaggio e ripercussione sull'incolumità delle persone. Vero è che la città era blindata dalle forze di polizia, dalle forze dell'ordine, gli hotel erano saturi di agenti in assetto antisommossa. Mi rendo conto che tutto questo abbia ancora legittimato quella che è la legge della giungla, quella che è la dinamica della paura. Il rumore che sentiamo, la voce che sentiamo, è perché c'è un convegno. C'è il mondo che va avanti oltre a Trieste, ci sono tante, tra l'altro in tutte le città d'Italia ci sono delle pacifiche manifestazioni, molto, c'è l'OM collettivo che sta funzionando, anche le rilevazioni della risonanza Schumann hanno evidenziato come alle 21, quando c'era questo, la terra vibrava in una maniera incredibile. Tu sei avvocato e tu hai fatto una causa recentemente per una bambina, con i genitori divisi sul fare o no la puntura. Esatto, in particolare la mamma, la madre, in qualità di genitore ma anche in qualità di medico, aveva un orientamento propenso all'inoculazione, mentre il papà in effetti era molto perplesso e preoccupato e preferisce o preferirebbe attendere, e soprattutto ritiene che la minore non abbia, diciamo, la piena contezza della sua scelta. Devo dire che questa causa, che mi aveva anche molto stimolato e molto coinvolto per il fatto che ha consentito un minimo di istruttoria, perché il problema di queste cause è anche il fatto che tale e tanto è il pensiero dominante a favore della vaccinazione, che in effetti non consente neppure di poter portare un po' di documentazione medica, un po' di verità alla luce. Paradosso di questa situazione è stato che non è stata disposta la CTU genitoriale, che di norma viene... Cosa vuol dire? La verifica della propensione alla genitorialità sia del padre che della madre, nonché il miglior contesto per quanto riguarda la minore e la sua crescita. È un tipo di indagine tecnica che viene di norma disposta già in sede di separazione, ossia già in sede di separazione, quando si deve scegliere comunque la modalità di affido del minore, prassi vuole che il giudice, non essendo addetto ai lavori in tal senso, si avvalga di un ausiliario,
quindi di uno psicoterapeuta, con degli assistenti sociali, di addetti ai lavori per valutare quella che è la situazione migliore per la minore. Questo in chiave di normalità. Paradossalmente, davanti alla scelta dell'inoculazione, al trattamento Covid-19, non vengono fatti questi approfondimenti e si dà per buona la scelta orientativa di una minore tredicenne di scegliere per l'inoculazione, magari per mantenere una vita normale. In questo caso, addirittura abbiamo subito una condanna alle spese, ossia non solo è stata autorizzata la vaccinazione della minore, ma in più siamo stati condannati a spese di soccombenza perché l'atto era troppo argomentato. Cioè, tu hai presentato un atto troppo fatto bene. Sì, è troppo documentato scientificamente. Ho presentato troppi allegati scientifici. Ma è assurdo. Sì, quindi ho dato troppo da lavorare per perorare le nostre ragioni, le ragioni del papà e la tutela della minore, e quindi punita. Bene, innanzitutto io chiarisco che si stanno avendo troppe pronunce di soccombenza per chi non è filo regime per disincentivare le impugnazioni. Cioè, in pratica non solo i giudici stanno dando torto, ma fanno pagare loro le spese processuali, così dici, così nessuno, cioè si prendono paura, dicono se devo anche spendere, perdere, ecco, quindi... Certo, perché immaginiamoci anche la posizione di un sanitario sospeso che impugna e non solo non vede fatti salvi i propri diritti, ma addirittura si trova ad essere condannato alle spese. Su questa linea non impugnerà più nessuno. Allora io voglio dire innanzitutto che dobbiamo scegliere dei casi e fare un crowdfunding per sostenere le impugnazioni, prevedendo anche le eventuali spese di soccombenza, in modo che le persone siano propense e sostenute ancora a affermare le loro ragioni. Oltretutto voglio portarvi una grande emozione che mi deve portare veramente ad andare avanti in questa missione. Questa bimba ha confidato, questa ragazza, scusate, ha confidato al papà di non essere affatto convinta di questa inoculazione e di aver ipotizzato e manifestato quell'orientamento solo per il fatto di condurre idealmente una vita simile a quella dei suoi coetanei, ma prevalentemente per timore delle pressioni che le faceva la madre e di eventuali ripercussioni sul loro rapporto. Quindi andrai avanti, farai ricorso. Assolutamente sì. Qua va ben compresa quella che è la posizione, la consapevolezza e la scelta ancor di più di una minore. La verità deve andare per la sua strada e deve essere portata alla luce. E mai come ieri notte, in effetti, ho avuto conferma del fatto che il nostro ruolo è solo quello di aiutarla. E anche quando tutto sembra perduto e che abbiamo avuto una batosta, di fatto è solo un fiore che sta cercando di sbocciare.